abbiamo l'uomo che esiste ad un livello biologico, esiste ad un livello storico con l'esperienza personale, esiste ad un livello sistemico. Il livello sistemico è quello culturale, il dato antropologico che ci caratterizza. Grazie. Quale? L'avevo immaginato come un enorme pentagramma dove i miei lavori erano queste note sospese. Qui avendo questo spazio invece ho avuto l'occasione e la possibilità anche di poter cominciare a suonare ancora con un gruppo cover anni 70 che mi accompagnava durante le inaugurazioni. Clash ho associato poi mentalmente nella sigla di X-Factor che ci fosse questo meteorite che arrivava dal cielo e a quel punto lì ho pensato alla spada nella roccia, quella di Artù che era il prescelto. Loro l'idea di una chitarra luminosa è abitata nella roccia, tutta trasparente e luminosa, con queste faccine, questi volti, categorie di persone che inseguono questo sogno, questa mente. Questo è sempre stato un gioco per me, cioè lo sviluppo da un problema, una cosa chiaramente concettuale o comunque mentale, fino alla realizzazione tecnica. Per la quale mi avvalgo poi di persone specializzate perché personalmente non saprei neanche cambiare una lampadina. Del maestro Rodola, qui ci dà un bozzetto in carta, come se fosse un cartamodello. Quando abbiamo tagliato il cartamodello sul plexiglass, questo cartamodello viene assemblato sempre tutto in plastica. Fatto questo, si parte alla parte successiva, che è mettere l'illuminazione all'interno di questa scultura, che viene fatta con un tubo LED di nuova generazione, basso consumo e massima resa. Passiamo alla fase conclusiva, che è la fase di chiusura di questa scultura qua. Visto che è una scultura molto importante, alta quasi 6 metri. Noi le lastre sono da 3 metri per 2, quindi c'è stato un impegno superiore perché abbiamo dovuto dividere in due pezzi e trovare un modo per agganciare e far sì che non si rompa. Abbiamo dovuto praticamente mettere un palo di sostegno con l'acciaio dentro la scultura per una questione proprio fisica, semplicemente per il vento, eccetera, eccetera. L'artista è così, lasciare qualcosa di sé. Per essere umani di solito è un film, no? Che lascia la traccia del tuo passato. Per un artista in più c'è anche il fatto di una cosa che hai fatto. E per certi aspetti è emozionante l'idea che ci sia dopo di te. Fatemi lo spazio intero e lo accenderò.